Salve a tutti e bentornati a questa nuova puntata di Bla Bla Fantasy, il podcast che vi parla di letteratura fantasy e altra letteratura di questo tipo. Beh, non solo letteratura, parliamo anche di serie TV, film, fumetti, qualsiasi cosa che abbia a che fare con il mondo del fantasy. E quello che vi parla è il vostro meccanico di fiducia, Tuccio. E con me purtroppo oggi c'è solamente il pilota dell'autovettura, Carbo. Salve a tutti ragazzi e ragazze, bentornati su questa nostra nuova puntata. E perché abbiamo avuto la defezione del nostro navigatore, Tommy, che non si è presentato purtroppo in questa Irreperibile, sessione. È irreperibile, è è sparito. scomparso dal mondo, non sappiamo dove sia Probabilmente finito. ha avuto un'indigestione di torrone, per cui non ha dei Che dulce de lece, per cui è. non ha. Dobbiamo specificare che Tommy è ghiotto dei dolci, ma proprio tanto. Tommy è veramente ghiottone dei dolci, cioè lui, mi ricordo a Capodanno l'anno scorso, è venuto solo per il dolce, se ne sarà sbaffati tipo, non so, erano questi bicchierini piccoli, tipo 10 bicchierini. Io dopo due stavo male, lui mangiava come se un mese che non man che come se non avesse mangiato. Ecco, quindi sappiamo che fine ha fatto, sta cercando dell'insulina per riuscire a digerire tutto il glucosio che ha ingerito a queste feste. Ad essere presente per la prossima puntata, forse. Beh, speriamo almeno la prossima, quella del prossimo anno. E andiamo avanti. Parliamo di un argomento difficile. Qui, giusto, dopo la prima sessione di feste, qualcosa per digerire un po' questi giorni. Parliamo di un libro che è stato abbastanza contestato, che ha spaccato la critica, e un libro che ormai è anche abbastanza stagionato perché è uscito una ventina d'anni fa, e parliamo di Eragon di Christopher Paolini. Questo libro non ha bisogno di presentazioni perché è stato annunciato in pompa magna, è stato un caso letterario travolgente all'epoca. Parliamoci chiaro, era anche un'epoca in cui il fantasy era stato recentemente riportato ai fasti del grande schermo grazie alla trilogia del Signore degli Anelli, Anche che nel grazie a Harry Potter. Anche 2002 grazie a Harry Potter, che tanto Harry Potter, anche quello. quindi sì, sono usciti diciamo nello stesso periodo. Adesso ho fatto più riferimento al Signore degli Sì, Anelli per sì. un semplice motivo che sviscereremo più avanti. Diciamo che era il libro giusto al momento, cioè si è trovato nel momento giusto, al posto giusto, diciamo, possiamo dire. Sì, ha avuto un ottimo tempismo, cosa che tantissimi altri autori non hanno avuto. Ma di cosa parla questo libro? Aragorn è un ragazzo quindicenne che vive di caccia e raccolta su questo piccolo villaggio che è situato sulla Grande Dorsale, una catena montuosa importante del continente di Alagesia. Questo ragazzo, a un giorno, mentre è a caccia, trova davanti a sé una strana pietra blu che prende, si intasca e si porta a casa. Col passare del tempo e soprattutto parlando con gli altri membri del villaggio, che è il villaggio di Carval, riesce a capire di cosa si tratta e una notte questa pietra si schiude e si rivela essere un drago, un piccolo drago, un cucciolo di drago, che il nostro protagonista Eragon deciderà di chiamare Saphira. E in questa situazione i draghi sono ricercati, per cui ci saranno dei sicari mandati dal re a cercare questo drago, che non riusciranno a catturarlo, ma faranno secco lo zio del protagonista, lo zio Garro, e Aragorn partirà alla caccia e alla vendetta per uccidere questi sicari, accompagnato da Brom, che non è altro che il bardo, il vecchio cantastorie del villaggio.
diciamo, tutta questa serie di vicissitudini porteranno alla crescita di questo personaggio, che andrà a incontrare dei vecchi compagni di Brom, che si rivelerà essere non solo un semplice cantastorie, ma sia un abile utilizzatore della spada e anche un abile utilizzatore della magia. E tutto fa pensare che lui in realtà non fosse altro che uno dei cavalieri dei draghi, questa classe di cavalieri che difendevano il popolo e che lo governavano molti secoli fa, fino a quando uno di questi non si è ribellato contro tutti gli altri, uccidendo gli altri draghi per prendere il potere da solo, che è anche l'attuale governante dell'impero, ossia Galbatorix. E non so, potrei dire altro, ma cioè, spoilererei ancora di più. È un libro di 20 anni fa, Carbo. Se vuoi, arrivo fino alla fine della trama. Ma visto, adesso non so chi è che ascolterà la puntata. Io sinceramente non ho letto il libro e non so nemmeno come va a finire, ma credo che comunque, sai, si può dire fino al finale del primo libro. Tanto sì, anche perché non ho capito se il primo libro è il primo libro, è solamente la metà del primo libro, perché ci sono voci contrastanti al riguardo che spiegherò poi. La storia va avanti, la loro ricerca continua, e durante questa ricerca si scoprirà che Aragorn è abile nell'utilizzo della spada con una grande destrezza, è abile anche nell'uso della magia, nonostante non sappia neanche leggere. Imparerà a leggere grazie a Brom, riceverà vaticini, riceverà presagi, riceverà sogni durante la notte che gli indicheranno la via. È un predestinato, di fatto è skillato, cioè praticamente è overpower proprio come personaggio. Ricordiamo che ha 15 anni. Sì, è vero. Persona. E incontrerà un altro compagno e riuscirà finalmente ad incontrare i vecchi compagni di Brom poco prima che Brom morisse, perché a un certo punto del libro morirà, ma gli indicherà la strada per i Varden, che non sono altro che la resistenza a questo imperatore onnipotente Galbatorix. Lui li raggiungerà e durante la strada incontreranno anche questa elfa che si chiama Arya, che era stata sognata dal protagonista, che si scopre essere anche lei un'incredibile combattente, un'incredibile utilizzatrice della magia, e sicuramente il loro destino sarà legato. Affronterà grandi pericoli, uno tra tutti lo spettro d'Ursa, che cercherà di torturarlo per riuscire a prendere il suo controllo, e che alla fine del libro riuscirà a sconfiggere, nonostante subisca gravi danni. Una sola cosa. Finisce così. Ok. Ti volevo chiedere solo una cosa. Cioè, in questo regno c'è questo Galbatorix, che da come ho capito sarà il cattivo principale, diciamo. Meno nell'idea è quella che dovrebbe, cioè il villain contro cui Aragorn alla fine si dovrà affrontare. Cioè, lui cosa fa? Cioè, come sottomette il popolo con un pugno di ferro? Tipo. Allora, lui era uno dei cavalieri dei draghi. E riesce a. Non ho capito bene sul libro. Se praticamente lui ha perduto il suo drago. Questo Galbatorix? Questo Galbatorix durante un'azione aveva perduto il suo drago per delle azioni spericolate, ma è riuscito a praticamente collezionare le varie uova di drago e ad avere altri draghi al suo utilizzo, in suo potere, grazie ai rinnegati, che sono altri cavalieri dei draghi che si sono sottomessi a lui, che hanno tradito l'ordine. E lui praticamente, oltre a essere un grande cavaliere dei draghi, è soprattutto un grandissimo stregone, e quindi è grazie alla stregoneria che riesce ad avere questo impero e a dominarlo. Ok. Perché diciamo che le cose interessanti di questo libro, a mio modesto parere, sono principalmente due: il sistema magico e il rapporto con i draghi che hanno
diciamo i cavalieri, che sono queste le due, i due aspetti tra virgolette non diciamo innovative, perché sono presi da altre opere palesemente, però sono stati miscelati dall'autore in un modo particolare. E l'utilizzo della magia è, la magia è insita in ognuno di noi, in tutte le cose. L'unico modo che c'è per risvegliarla è, ad esempio, se si vuole fare una magia del fuoco, bisogna riuscire a nominare il vero nome del fuoco per fare in modo che esso faccia quello che tu vuoi, che nel caso del fuoco appunto è Brisingr, se non sbaglio la parola magica. E quindi parla di Brom insegna al giovane Aragorn alcune parole dell'antica lingua che a lui servono per iniziare ad utilizzarla, cominciare a, ad esempio, sollevare massi, appunto ad appiccare il fuoco, ad utilizzare il ghiaccio, a modificare l'aria intorno, e soprattutto se si riesce ad avere il vero nome di un animale, della pianta o di una persona, tu hai il potere su di esso, hai il controllo su di esso. Per cui quando ci sono dei duelli fra maghi, la prima parte di questi duelli sono uno stallo alla messicana. I due contendenti si guardano a distanza cercando di penetrare dentro la mente dell'altro per riuscire a carpire il vero nome dell'altro, in modo da averne il controllo ed ostacolarlo, perché solitamente si può avere a che fare i duelli fra cavalieri dei draghi che, oltre ad utilizzare la magia, erano anche addestrati alla spada, era appunto un misto fra magia e spada. Quindi queste le parti di questi combattimenti l'ho trovato interessante. Non so, adesso io, perché anche quel libro non l'ho letto, però quando ne avevamo parlato qualche annetto fa, se non sbaglio, dei racconti di Terramare della Le Guin, non c'era cosa pure con mi dicevate che c'era un sistema magico basato sui nomi, qualcosa del genere? Vado sbagliando forse? Sì, no, è esatto, esattamente. Però il concetto del quello, diciamo, era un po' più tra virgolette esoterico, un po' più riconducibile ad esempio alla nella nostra tra virgolette tradizione cristiana esoterica. Cioè, ci sono il modo che avevano gli tra virgolette stregoni per contattare i demoni o i diavoli, per avere il loro controllo dovevano conoscere il loro nome. Ok, è un po' come pure su quello che ho letto io di Bartimeus, sulla tetralogia, esatto, di Bartimeus. C'era, per evocare il demone dovevi però conoscere il vero nome del demone, se no altrimenti era impossibile. E su Terramare il protagonista aveva creato un'entità da se stesso che era riuscita ad avere il nome vero, e per cui si era riuscita a staccare. Per cui il protagonista andava girando per il mondo alla ricerca della sua ombra, di quest'altra entità, e contemporaneamente cercando le tracce del vero nome che serviva per fermarlo. Ok, però era una cosa che riguardava loro. Qui è più un discorso, è più simile alla forza tra virgolette Star Wars. Qui sì, Star Wars è molto preso si è molto ispirato a Star Wars per scrivere questo libro, sicuramente il nostro Christopher Paolini. E dicevamo, il sistema magico e il rapporto con i draghi che si crea. I draghi insieme agli elfi erano le creature che c'erano all'inizio dei tempi, che popolavano il mondo. C'erano anche i nani, ma non si facevano vedere tantissimo, e i draghi non hanno mai avuto un buon rapporto con i nani. E praticamente erano i draghi che dovevano scegliere chi fosse il loro tra virgolette
cavalieri, chi li avrebbe cavalcati. E quindi c'è questo legame telepatico fra cavaliere e drago, che è legato alle sensazioni che uno prova. Quindi quando il cavaliere è in volo sul drago, lui è concentrato e quello che vede, lo vede attraverso la vista del drago. E il drago, quando si schiude, c'è tipo un rapporto dei simbiosi, non so come chiamarlo, di No, è un rapporto di rispetto reciproco. Ok. Il drago non avrebbe nessun bisogno di avere a che fare con gli elfi o successivamente con gli umani, comunque con i cavalieri per vivere. Potrebbe vivere tranquillamente da soli. Ma appunto, c'è stata questa grande guerra in passato, per cui i draghi sono stati... si sono adeguati a questa situazione e hanno deciso di rispettare gli elfi e successivamente gli umani e concedersi a loro. Quindi i cavalieri procacciavano a loro, cioè li mantenevano, comunque li proteggevano, nel senso che ci sono delle parti dei draghi che sono vulnerabili, come il torso oppure le ascelle, ad esempio, che non sono protette dalle corazze, però non tutti i cavalieri erano adatti. E ogni generazione di elfi e di umani venivano presentati davanti a una fila di uova di drago, e se il drago dentro l'uovo, perché dentro l'uovo il drago è già formato, già completamente formato, potrebbe già uscire, che già sa, già può formare il legame telepatico, già cioè non deve finire di formarsi, non hanno un periodo di gestazione, semplicemente esce dall'uovo quando vuole lui. Ok, ha già una coscienza già dall'interno dell'uovo. Esatto. Ok. Quindi quando ti spiega questa cosa, tu già capisci sin dall'inizio che questo uovo di drago, che Eragon ci ha avuto a che fare, con lui si schiude, e si schiude subito. Più avanti nel libro si vedrà che questa qui è una cosa incredibile, che non succedeva da secoli. Quindi ecco, il libro, se vogliamo parlare, se andiamo diciamo fuori dall'ambiente del libro, fuori dal world building, e andiamo a parlare più del fenomeno letterario, io credo che abbiamo più cose da dire. Sì, ok. Guarda, possiamo fare anche quello, perché penso che sia il focus più centrale della puntata. Sì, che sì, adesso abbiamo fatto una breve panoramica su quello che è il libro per chi proprio non lo conosce. Tipo, io sinceramente forse ho visto il film, mi basavo un po' su quello che ho visto sul film, però da come ho letto il film è veramente, cioè, tanto diverso, è stato molto modificato, per quanto alcune, ovviamente ho cercato sempre di essere più fedele possibile, però in verità, e poi il film è, a mio modesto parere, ma anche da tutti quelli che cioè quello che vedo in giro, è una ciofeca colossale, è un film di una bruttezza abbastanza forte, di una buona bruttezza. Allora, i fan della saga letteraria, che la saga letteraria è, se non sbaglio, è Le Cronache, Il Ciclo dell'Eredità, no? Si chiama, no? Il Ciclo dell'Eredità. Ciclo dell'Eredità. All'epoca dell'uscita del film erano già usciti i primi due libri, ovvero Eragon e l'altro Eldest. E hanno mostrato che il film non fosse molto fedele ai due libri, ma fosse un mappazzone, un'opera liberamente tratta. Sì, all'epoca correvano per fare i film fantasy e farli uscire il più in fretta possibile, e non si guardava molto la qualità, probabilmente. Ma un altro lì, non so se ti ricordi il film delle Cronache di Narnia. No, non l'ho visto sinceramente. Oppure, ecco, diciamo, non mi sembra che abbia avuto lo stesso successo del Signore degli Anelli, tanto per intenderci. Sì, ok, ma anche tipo mi ricordo, forse lo vidi, ma adesso non me lo ricordo più, il tipo quello della Bussola d'Oro. Cioè, uscì il film della Bussola d'Oro, ma anche quello
mi sa che non andò benissimo. C'era Nicole Kidman su quel film. E poi ultimamente, negli ultimi anni, hanno. È una cosa che sta succedendo sempre, mi pare. Cioè, che sta veramente venendo fuori. Un sacco di quelle opere che erano state pensate come film, adesso che hanno floppato perché non sono andate bene, adesso sono riprese e stanno per essere trasformate in serie TV. Tipo adesso, proprio da qualche giorno fa, cioè sull'ultimo periodo, tipo Percy Jackson, il personaggio, quello che della mitologia greca. Adesso io non ho Sì, visto. che poi mi Ok. ricordo, l'avevo visto pure al cinema, mi ricordo Erano il usciti, se non sbaglio, titolo. due film, se non sbaglio, di quella serie, dopo si è Sì. fermati. E adesso esce la serie TV su Disney Plus. E c'era una serie di sfortunati eventi, se non sbaglio, che era uscito il primo film, quello con Jim Carrey. Poi è uscita la serie TV completa di tutti i libri su Netflix ha fatto. Quindi c'è, diciamo, queste cose fantasy stanno venendo riprese per essere poi trasportate forse in un format più agevole perché c'è molto più spazio e più tempo per rimetterlo. Idem per Eragon. È stato detto che Eragon sarà una serie TV di Disney Plus. Speriamo che sia un po' più fedele alla trama di tutta la raccolta, perché comunque sia il libro è andato avanti. Sì, l'unica cosa è che il film, cioè, non è brutto solamente perché non è fedele, è brutto perché è recitato male. C'è una recitazione veramente di quelle proprio basse, basse. C'erano attori di un certo calibro, comunque, non erano tutti. Allora, c'era Jeremy Irons che faceva Brom, che è quello che un po' è più bravo, si vede, ma comunque anche lui non è che ci crede veramente, cioè sta lì, fa la sua parte, è stato pagato e ci mette quel minimo di impegno in più, ma lascia stare. C'è Non poteva fare Obi-Wan, quindi. John Malkovich che fa Galbatorix, che io non scherzo, un film che dura 100 minuti, se sta 2 minuti scena, cioè se si vede 2 minuti per tutto il film, Ma è si vede vero, ma due minuti, no, basta. in questo è fedele, Ah, credo, questo è nel fede, libro. pure nel libro. Galbatorix, cioè, avessi fatto un film, probabilmente l'avrei fatto vedere all'inizio, quando c'è la prima parte di Sì. spiegazione della lore, e basta. Cioè, perché poi viene sempre nominato, ma E poi no. è più tipo chi invece di se non fa il bravo arriva l'uomo nero, se non fa il bravo arriva Galbatorix. Cioè, è una presenza oscura che tutti nominano, che tutti temono, ma effettivamente tu non lo vedi. Eragon combatte prima contro i Ra'zak, che sono i Sicari che hanno Sì, ok, c'è pure sul ucciso film. Lucio, e poi contro Dursa, che è uno spettro al soldo di Ecco, Galbatorix. c'era un'altra cosa carina che non me l'hai spiegato, che sinceramente viene poco apprezzata. Tipo, c'è Robert Carlyle che fa questo Dursa, questo spettro, questo Uno non so, spettro, eh? una cosa del genere. E lui, secondo me, cioè, non è che faccia impazzire, però lui, secondo me, si è divertito un bel po' con la parte. Proprio del cattivo esagerato, capito? Si è proprio divertito. Sì, perché allora era abbastanza sopra le righe, cioè, perché appunto come cattivo era esageratamente cattivo, e soprattutto in quanto spettro c'era il discorso che se tu lo uccidi, però se non lo uccidi in un determinato modo, poi ritorna. Sì, poi il film c'è, cioè, l'ultima chicca che mi ricordo, tipo quando lo vedevo, allora in italiano Safira era doppiata da Ilaria D'Amico, giornalista e conduttrice televisiva sportiva, diciamo, che faceva, adesso non so se sta sempre su Sky o roba del genere, Madonna, davvero? Non me la ricordavo sta non cosa. era meglio che non te lo ricordavi, io perché l'ho visto in inglese, ma infatti mi ricordo quando lo vidi da ragazzo ho fatto Madonna mia che doppiaggio. No, non funziona. E c'era a un certo punto del film. Lui era quando va a parlare con una indovina. Angela. Può essere. Che nel Angela. film è interpretata da Joss Stone. Che io tipo, ho detto, quando l'ho vista, ho detto, cazzo, era una. Cioè, non è una cantante ancora. Adesso canta, è viva tuttora. Però che in quegli anni, tra metà anni 2000, era abbastanza famosa. Era una cantante inglese che faceva tipo soul, R&B. C'ha una bellissima voce, c'ha. E ha fatto due o tre canzoni che. Sì, me lo ricordo che girava su MTV. Però, tipo, sai che tipo quel momento ho fatto. Dio, non mi ricordavo più che esisteva sta cantante. E quel film me l'ha sbloccata, me l'ha. Per non parlare poco, è tipo la canzone finale del film, quella che c'è ai titoli di coda, tipo è fatta da Avril Lavigne. Così a caso. All'epoca c'erano queste cose, ma
il fenomeno di questo libro. Allora, innanzitutto, sì, è il libro d'esordio, se non sbaglio, di Christopher Paulinik, ma che l'ha scritto giovanissimo. No, quanti anni aveva quando è stato pubblicato dai genitori? Io ho capito 15. Ho capito 15 anni, ho capito io sempre. 16 anni, ma penso. È stata un'autopubblicazione che poi è stata, per fortuna o per agganci, chissà come sono andate le cose, comunque sono stato visto da un giornalista che l'ha portato agli albori delle cronache ed è stato un best seller, cioè è stato un fenomeno editoriale che è stato portato subito al cinema. Appunto, cioè subito ha suscitato l'interesse delle grandi case. E in America chi è che l'ha pubblicato? Sai? La Scholastic? Non lo so chi l'ha pubblicato. Vabbè, in Italia chi era? Adesso. Anche perché tu hai. Allora, in Italia. No, che poi ho sentito l'audiolibro, per cui non te posso leggere. Com'è l'audiolibro? Cioè, com'è la lettura? Fastidioso. Fastidioso, ma cioè, immagino che cioè, proprio il libro in sé sia fastidioso. Per tutta una serie di motivi. Trama banalissima. Tutto telefonatissimo. Plagio. Cioè, tante cose è troppo plagio. Un conto è il livello delle citazioni, un altro è il livello del plagio. Brom e Obi-Wan Kenobi, ci sono tante cose, cioè questi che devono andare verso i ribelli, la ribellione, i Varden, ci sono tante cose che sono davvero troppo, cioè troppo semplice. I buoni sono, cioè, fanno tutte le cose giuste. E i cattivi fanno tutte le cose stupide o crudeli, cioè okay. Bianco e nero, non c'è, sì, troppo bianco e nero, troppo macchiettistico. E l'unico modo che c'ha l'autore per far andare avanti la trama è mettere delle difficoltà, cioè, che accadono, cioè proprio da Deus Ex Machina per andare avanti. Quindi poi, essendo i personaggi pochissimi, appena arriva un nuovo personaggio capisci quale sarà il colpo di scena successivo. Arriva un mentre è in viaggio con Prob, il viaggio comunque sta andando avanti da un bel pezzo, ha già svolto il suo ruolo di insegnante, quindi se può esaurire benissimo. Tutti hanno capito che lui è un cavaliere dei draghi, solamente Aragorn non c'è arrivato, non lo fa capire, okay. Esatto, e ancora non lo dice. Quando lo dirà l'ultima volta che si vede. E quando è l'approssimarsi? È quando arriva un altro che lo accompagna, un ragazzo che è come loro, voleva la vendetta contro la Zac, che inizia a viaggiare. È un passaggio testimone, testimone telefonatissimo, cioè in questo momento Brom morirà, perfetto, cioè, si sa. Oppure quando arrivano da appunto Brob sta per morire, ecco, questa parte però ci potrebbe volere una controparte femminile, perché da qualche parte bisogna metterla. Puntualmente iniziano i sogni, era con sogna questa donna incappucciata, prigioniera in una segreta che piange, che vuole essere liberata, eccetera. Quello sa chi sia, ma man mano che va avanti nella storia con Brom che muore e che si ritrova con quest'altro ragazzo che poi, cioè, non è che neanche lui è un signor nessuno, e andrà a finire proprio nella prigione dove, guarda caso, c'è questa qui e la libererà, giustamente. Quello che secondo me, quello che vuole far trasparire l'autore è che questo qui è un predestinato, è un prescelto, un profeta, un Gesù Cristo, e quindi fa tutte le cose
che deve fare precise. Se accadono delle sventure, servono tutte a lui per migliorare. Se del resto delle cose, quando deve imparare, impara sempre bene. Quando ha davanti una situazione, dice sempre la cosa giusta. Ma ci sono delle situazioni che sono talmente stridenti che fanno, cioè proprio fanno male agli occhi, fanno male alle orecchie, al ragionamento, al cervello. Sono in viaggio da poco, ad esempio, siamo più o meno a un quarto del libro. Hanno abbandonato il villaggio, lo zio è morto e si sono messi in cammino. Sto Aragorn con questa draghessa. Cioè, sta draghessa è ancora una cucciola, il fuoco lo sa spararsi e no. Non sa legge, non sa usare la spada, non sa cos'è la magia, sa usare solo arco e frecce, lo vuole solamente la vendetta, ma lui è anche uno che è un viaggiatore estremamente curioso, perciò qualsiasi cosa che vede intorno a sé è tutto sorpreso, è tutto meravigliato, è felice perché sta comunque esplorando il mondo. Durante il viaggio arrivano in questo villaggio dove ci sono pile di cadaveri, ci sono stati tantissimi morti, eccetera. Tu lo vedi proprio il dialogo prima, era ancora tutto gioioso, eccetera, ma proprio cioè, da ragazzino, cioè da bambino, da Sì. tontolone. Appena c'è questo qui, vede questo qua, comincia tutto un dialogo. Noi dobbiamo vendicare le morti ingiuste che hanno subito questi poveri cittadini. Ma me lo dice con delle parole. Ma da dove te viene queste parole? Ma chi sei tu? Cioè, è proprio stridente. Poi, passato questo momento, ritorna il fanciullino, eccetera. Oppure quando gli viene in mente arrivano i sogni di questa. Ne parla come la dea bellissima, eccetera, ma non c'ha manco i peli pubici su questo ragazzetto, cioè dai dialoghi che ci sono prima, Sai non c'ha senso. cos'è? Cioè, non so se adesso voglio dire una cosa. A me, da come lo stai raccontando, sembra più che gli unici problemi che vengono creati è ovviamente quelli dati dai nemici, dal contesto in cui si sviluppa la storia. Non c'è niente, non c'è un problema creato dalla psicologia del personaggio, cioè deve essere inadatto al ruolo o essere inadatto alla situazione. Sembra che a lui vada tutto bene, cioè vada tutto È un liscio. Mary Sue, è un Mary Sue, no, gli va tutto bene. Gary E Stu, per i maschi mi sa che Gary Stu. Gary Sue, chiamiamolo Gary Sue, ma in quattro volte distinte ci sono proprio le parole. Cioè, è una situazione difficile che non sai cosa fare. A un certo punto mi vengono le parole in mente e la utilizzo così a caso, cioè. Così a caso proprio, cioè, se non è un Deus ex machina questo, e Ah, gli viene in ok. mente la parola magica per risolvere la situazione, letteralmente 4 volte. Ma Oppure gli viene in mente cioè, le giuste frasi che deve dire per convincere qualcuno. al netto dell'opera, che ovviamente è semplicistica, è banale, è tutto quello che, cioè, forse non è un granché, diciamo. Cioè, secondo te, perché ha avuto così tanto successo? Perché questa opera sì e tante altre no. È dovuto Ma al fatto del quindicenne, che, cioè, che quando l'ha scritta c'aveva 15 anni? secondo me sì, cioè nel senso quando è stato scoperto questo libro, la pubblicità ci ha battuto tanto, il marketing ci ha battuto tanto su questa cosa. E poi comunque era un'epoca prolifica dove c'era tantissima domanda di fantasy, dove cominciava a essere di moda leggere fantasy, ma di effettivi scrittori nuovi ce n'erano pochi. La Rowling aveva iniziato a metà anni 90, Tolkien de Vabbè, della sua epoca, a mo però che. di nuovi scrittori non ce n'erano tantissimi. Quindi, quando arriva questo libro cioè questo giovanissimo autore che vuole iniziare una saga, viene preso come esempio. Secondo me, per questo, cioè, ho letto a 15 anni, questo ho letto a 14-15 anni, perché cioè, questo qui secondo me è un più 14, ma anche meno, cioè, si può leggere tranquillamente, non dico proprio da bambini, però da
da un pubblico preadolescenziale va benissimo e potrebbe essere un ottimo approccio iniziale al fantasy, perché è molto semplice, molto lineare, è delineato marcatamente la differenza fra il bene e il male, ma è solo per l'inizio. Poi dopo, una volta che sei entrato nel mondo del fantasy, trovi tante cose migliori. Potrebbe essere, adesso non so, tipo, rispetto tipo a cominciare con Un Signore di Anelli, che può essere ovviamente un libro ostico, magari Dio, questo può essere un'introduzione molto blanda, però giusta per chi... Ostico soprattutto per chi ha problemi di... che sono molto diffusi ultimamente, problemi proprio di disturbi dell'attenzione. Leggere, okay, Il Signore degli Anelli, il primo libro, La Compagnia dell'Anello, non è facile, non è assolutamente facile. Tolkien si perde, piace molto descrivere bene tutti i luoghi, descrivere i personaggi, lui si perde molto in descrizioni. L'azione, soprattutto nel primo libro, non è tantissima, per cui uno che non è appassionato di lettura o banalmente non legge, non ha mai letto o letto poco, non riesce a andare avanti con Il Signore degli Anelli, si blocca dopo un po'. Invece questo tipo di libri sono molto più, molto, Eragon è molto più fruibile, assolutamente, c'è molta più azione, le spiegazioni sì ci sono, ma non sono estremamente complicate, è tutto molto semplice. E cioè, è la semplicità che si può trovare appunto in una prima opera che secondo me non ha avuto, forse per la fretta della pubblicazione, non ha avuto una grande un grande lavoro di editing, nel senso non è stato molto controllato dalle case editrici, perché correggimi se sbaglio, normalmente un autore prima che arriva alla produzione, cioè prima che si arriva alla stampa effettiva del libro, il libro viene vagliato e viene corretto, sì, viene rimaneggiato, tanti errori banali di scrittura si sarebbero potuti evitare, cioè tante ripetizioni di trama, tanti Deus Ex Machina. Conosco poco il mondo dell'editoria, però penso che se te lo fai pubblicare da una casa editrice c'è tutto questo grande lavoro dietro. Se te lo autopubblichi, penso che o te lo paghi tu, cioè decidi te di spendere soldi e quindi di autofinanziarti anche in quella maniera, quindi col lavoro di editing, di correttore, di bozze, o altrimenti mandi in stampa com'è, risparmi. Ma la pubblicazione ha riguardato pochi libri, perché non ne hanno stampati molti da... Poi, una volta che questo libro è stato trovato dalle grandi case editrici, è stato ristampato in moltissime altre copie. Sì. Quando fai una seconda edizione, tu comunque sia ogni edizione che fai, cioè tu la migliori, poi la maneggi. Certo. Quindi ecco, cioè, come la Rowling, cioè, ha avuto la fama di aver riavvicinato tanti ragazzi alla lettura. Questo Christopher Paolini con il suo Eragon ha fatto vedere a tantissime persone che se c'è un quindicenne che ha scritto il romanzo fantasy, un ciclo di romanzi fantasy che poi vengono pubblicati, perché non io? Perché non tu? E quindi a detta di molti, cioè il suo influsso di questo libro non è stato tanto per il libro in sé, ma quanto come esempio d'autore. Sì, allora, sto leggendo adesso un attimo la pagina Wikipedia, quella in inglese, però, perché in italiano non l'avevo trovato. Che lui infatti ha cominciato a scrivere il libro a 14 anni, come hobby, come passione che per il tempo libero. E poi hanno cominciato, prima se l'ha autoprodotto, almeno i genitori gliel'hanno autoprodotto se non sbaglio, e poi hanno cominciato a viaggiare, a fare il tour quando è cominciato a diventare famoso, e ha fatto tipo 135 talk nelle librerie, bookshop, scuole, dove Paolini si vestiva con costumi medievali. But the book, ok. Ah, ok. Cioè lui ci ha piegato tempo anche prima che il libro diventasse veramente famoso, cioè
È solo dopo che ci credeva molto, cioè, ci credeva dice, molto, sì. Cioè, allora, il libro in sé, se parliamo in termini di scrittura, di scorrevolezza e di azione, è scritto bene, cioè è bello, è, la trama è avvincente. No, scusa, ho sbagliato. La scrittura, l'azione è scorrevole, è fluida. Avevo voglia di sentire i capitoli successivi uno dopo l'altro, cioè, non è che erano noiosi. Ah, okay. Noioso per cui non voglio continuarlo, lo continui perché gusta, però senti l'inconsistenza, cioè, soprattutto ormai siamo arrivati, che puntata è questa di Blabla Fantasy? Siamo 62 62 dopo 62. La puntata di Alan Moore che sei mancato, esatto, dopo quella puntata che mi è dispiaciuto non poter intervenire su un paio di cose, ma chissà, magari un giorno si faremo una seconda edizione della puntata, ok, e dopo tutte queste puntate, dopo aver letto tantissimi libri, dopo aver conosciuto tantissimi altri generi, è troppo inconsistente, troppo lineare. Trama si vede troppo che l'ispirazione va troppo nel plagio. Ma tu, cioè, te continueresti a leggere anche Eldest, il secondo libro, se non sbaglio si chiama Eldest, cioè se ci fosse l'opportunità, o questo il primo libro ti ha frenato, ti dici no guarda non me basta così? Guarda, il finale, non siccome il finale è abbastanza, io lo leggerei semplicemente per una curiosità mia, perché verso la fine, cioè proprio verso la fine è arrivato un altro personaggio scappato fuori, che io so sicuro che è qualcuno, okay. Sono sicuro che non è quello che dice lui, per cui leggerei il secondo libro per averci la conferma, per sfizio, proprio per sfizio, per questo, non perché cioè, chissà, ne voglio ancora, no. Cioè, voglio invece banalmente una conferma. Potrei farlo benissimo leggendo la trama su Wikipedia del secondo libro, però mi sembrerebbe troppo scorretto. Se riesco a trovarlo come Carbo ha trovato l'audiolibro del primo, potrei anche farlo, però del resto io non sono così invogliato. Lo consiglio a un pubblico che si avvicina adesso al fantasy, che magari si avvicinerà vedendo giovanissimi che si avvicineranno alla lettura vedendo magari la serie TV che farà Disney Plus. Ancora è molto embrionale, cioè almeno si parlava, è il 2022, era l'ultima notizia, adesso non so come si è sviluppato. Vabbè, se sta ancora in preproduzione, sarà, eccetera, che sì. Perché senza di quella io credo molto difficilmente ritornerà in auge questa trama. Guarda, io ogni tanto ti ho detto, cioè, faccio acquisti su Vinted e ogni tanto mi esce fuori tutti i libri pubblicati, cioè quelli che la gente vende, e i libri su Eragon, comunque sulla saga, sul ciclo dell'età, è un'infinità, cioè ce n'è tanti, la gente vende questi libri uno di, cioè, in una maniera impressionante, ho fatto wow. Quindi aveva venduto, cioè, che aveva venduto tanto, quindi un sacco di gente aveva comprato questi libri, quindi il successo c'è stato parecchio, infatti so che ha venduto tantissimo, ma adesso qualcuno mi sembra che quasi se ne stia sbarazzando, sembra così. È stato appunto un fenomeno editoriale in un'epoca in cui internet era agli albori. Sì. Per cui tutta la grande diffusione ancora era molto basata sui canali ufficiali, sulla pubblicità sulla televisione, sulle riviste specializzate, sul cartaceo, insomma. Adesso e non c'erano strumenti dove chiunque potesse pubblicare. Adesso, al giorno d'oggi, ci sono tantissimi strumenti dove tantissime persone che hanno voglia, che hanno passione, possono scrivere i loro romanzi, scrivono le loro avventure e vengono, possono essere finanziati tramite crowdfunding. Ci sono tantissimi modi. E se Christopher Paolini, invece di scrivere aveva scritto 20 anni fa, avesse scritto adesso,
molto banalmente, Aragorn sarebbe stato uno dei migliaia, dei tanti, e non avrebbe avuto il successo. Quanti 15-16 anni potresti trovare su Wattpad che scrivono fantasy? Ma secondo me ci sono tantissime fan art scritti da fan fiction su Aragorn, che secondo me sono molto meglio dell'opera originale. Sì, ma sì. Poi una cosa che adesso come ho detto non ho letto, però che mi lascia un po' in dubbio, è che adesso è uscito un altro libro che fa parte del mondo di Alagesia, comunque di questo ciclo di eredità, che si chiama Murtagh, che penso che sia uno dei personaggi principali del libro. Murtagh è il ragazzo che ha accompagnato dopo Brom Aragorn fino alla resistenza, insomma. Quello Murtagh che è il figlio di Morzan. Ok. Che Morzan era il più forte dei rinnegati e l'ultimo a morire di questi rinnegati, che erano i cavalieri che si erano andati a servire Galbatorix, appunto. Ucciso da Brom. Posso dire una cosa? Questa cosa, che Murtagh è il figlio di Morzan, che è il figlio di Burzum, che sai, che pare tipo la cosa di Aldo, Giovanni e Giacomo, pare. No, quello che però ti voglio dire è nel senso che cioè lui ha scritto adesso questo libro che si chiama Murtagh, ok? Io però, se vado a vedere quello che lui ha pubblicato in tutti questi anni, questo Paolini, cioè a parte i 4 libri principali, e ha scritto 2 libri di fantascienza, se non ho capito male, del Fractalverse, e poi ha scritto un libro che sono dei racconti sempre inerenti a quel mondo d'Alagesia, poi una guida ad Alagesia, che non so cosa sia, questo nuovo libro sempre basato su questo personaggio. Cioè in 20 anni si è veramente spostato pochissimo da quel mondo. Lui ha creato questo, cioè non si è voluto portare fuori da ciò che ha creato lui. Alagesia è il mondo che lui ha creato. Ad esempio, il libro che hai parlato, Cronaca di Alagesia, Spiegazione di Alagesia. Sì, tipo una sorta di guida ad Alagesia, la Lonely Planet ad Alagesia, che cazzo sono? È come fosse su D&D a 3.5 il manuale del Forgotten Realms, cioè praticamente un manuale che di sola lore del mondo. Ah, ok. Sì. E quindi ecco, diciamo che ha cercato di espandere la sua idea iniziale. Credo che questo Aragorn lui l'abbia concepito proprio come dalla genesi, come possa nascere un eroe leggendario. Forse l'idea iniziale era questa, per cui il primo Aragorn Aragorn, appunto, il primo libro che ho letto è proprio la genesi, cioè proprio l'inizio, che è un personaggio che non ho gradito, probabilmente appunto perché ormai ci siamo abituati, per fortuna, a personaggi molto più sfaccettati, a personaggi che per fare il viaggio dell'eroe possono anche avere dei travagli interni, quindi fa parte del loro viaggio anche cambiare internamente. Questi personaggi così piatti, che semplicemente fanno le loro cose giuste, come poteva essere non ti posso dire neanche gli eroi degli antichi poemi epici, perché o dei poemi epici sia della cultura greca sia di quelli nordici, cioè nessun personaggio era così solamente buono o solamente cattivo, è più un personaggio da fiaba. Ok. Cioè, proprio da fiaba per bambini. Adesso però noi parliamo sempre del primo libro, può essere pure che dopo nei libri successivi questo cambiamento si può pure creare, adesso non lo so,
Io lo spero, cioè, spero per lui, cioè, nel senso spero per chi è un fan di questo libro che è piaciuto tanto, perché sennò non si spiega. Cioè, ti ho detto, questa cosa che succede verso la fine del libro, che forse potrebbe spiegare tutto questo, e se lo spiega, e se spiega tutto questo, posso dire, me. Ok, te prendi un 5 e mezzo. Perché se non è neanche questa, 3, proprio 3, sta cosa, 4, toh, cioè, punto, no, a me non piace, cioè, ok, dopo poi evolve, però, cioè, è predestinato, il prescelto, il primo cavaliere dopo secoli, eccetera, eccetera, qualsiasi cosa fa, fa sempre bene, fa sempre bene, anche che casca per terra, cade sempre in piedi, questi personaggi non funzionano più. O non hanno mai funzionato, sicuramente per un contesto più adulto. Ok, vabbè, ci sta, ci Quindi sta. ecco, Forse. ribadisco il mio bacino di utenza nella preadolescenza, o comunque sia abbastanza infantile, per apprezzare appieno questo libro, cioè no, non conoscere altra letteratura fantasy. Ok, io sinceramente non ho altre domande. Penso che se tu non vuoi snocciolare qualche altro argomento, possiamo anche. Penso che ne abbiamo parlato abbastanza di un libro scritto 20 anni fa, quindi stiamo praticamente riprendendo discussioni che Sì, sono già che state è fatte stata molto fatta tempo fa. giustamente. Bene, quindi possiamo dire che per la prossima puntata è P-Stop. E penso che potremo continuare con videogiochi tratti da romanzi fantasy. L'altra volta ho fatto quelli di fantascienza, adesso faremo qualcosa di fantasy. Direi che possiamo dividere un attimo i compiti senza che sia solo io, perché sennò per me è una cosa un po' pesantina. Cerchiamo anche di suddividerci un po' le cose. E probabilmente dopo l'Epifania. Dopo Sì, l'Epifania, con molta più facciamo. calma, che un attimo ci godiamo un po' di vacanze. Sperando che c'è pure. Sperando di Che c'è recuperare Tommy quell'altro. dal coma glicemico. Sì, anche mentale proprio. Cioè, non Sì, solo sì. glicemico, non solo glicemico. Quindi. Chissà che lingua parlerà quando lo rincontreremo. L'italiano corretto, secondo Corretto con la me. sambuca. Corretto con la Sambuca o col Varnelli. Va bene, dai. E visto che siamo giunti alla fine, procedo con i saluti e facciamo anche gli auguri di Buon buon anno. anno, Vi auguriamo giustamente, buon per anno, chi ci ragazzi. ascolta. Chi ci ascolta, sì. Spero di. Beh, non lo so quando verrà pubblicata sta Io puntata, forse spero. già Spero dopo. domani, spero già domani il 30 di dicembre, proprio poco prima del Capodanno, per fare gli Molto bene. auguri a tutti quanti, speriamo che li Va bene, sentiranno. tanti auguri di buon anno, un grande saluto dal vostro meccanico Tuccio, E dal vostro pilota dal Carbo. vostro pilota Carbo, e un saluto fantasmagorico dal nostro navigatore Tommy, e speriamo il buon proposito del nuovo anno di imparare un pochino meglio l'italiano, e un altro saluto da Blabla Fantasy.